gente, quel vostro compaschi di fiducia che vi parla. Oggi siamo qua in un video di Il Lato Positivo. Voglio vedere qual è la mia personalità e voglio trovare me stesso, quindi vi consiglio comunque di iscrivervi a un bellissimo canale. Complimenti comunque. Chiunque sia il creatore, complimenti, bel canale. Quasi 3 milioni di iscritti. Complimenti. Allora, io direi di partire. Questo qua dovrebbe essere appunti, quindi mi preparo la calcolatrice, ma non perché non riesco a fare 40 più 40, solamente perché non mi ricordo il punteggio dopo. Che belli gli animali! Hanno personalità, fascino, vitalità. Ecco quindi un breve quiz per aiutarti a Ok. capire qual è il tuo animale guida e come adottare alcuni dei suoi tratti più Va autentici. bene. Scegli le tue risposte e tieni il conto del tuo punteggio. Va Alla bene. fine del video ti daremo tutti i risultati. Ragazzi, fatelo Scegli il pure voi, paesaggio che ti piace di più. Savana africana. Apprezzo molto La gli savana animali. africana vale 2 punti per il tuo risultato. Se invece hai scelto Allora, questi due. splendidi fiori tropicali, calcola 3 punti. Le montagne innevate valgono 0 punti. E la foresta di conifere vale un Ah, punto. quindi Ora stanno con i rispondi a zero. una domanda. Senti un legame con gli animali? No, certo. Beh, dipende. Mi piacciono più delle persone. Certo. Non dipende di chi, però no, di sicuro non più delle persone. Questo è Se poco ma hai scelto sicuro. la risposta A, prendi 1 punto. Se hai scelto la B, aggiungi 3 punti al Altre due. tuo risultato. Bene, via, La risposta 4. C vale 2 punti. La D invece equivale a 0 punti. Come ti descriveresti? Intelligente, bello, fortunato, un gran lavoratore. Allora, sono indeciso tra A e D, ma a scuola mi considerano intelligente, quindi A. La risposta A vale 1 punto. Va bene. Se hai scelto la B, calcola 2 punti. La risposta C vale 3 punti, Fortunato un mentre la D corno. equivale a 0 punti. Scegli il cielo che ti piace di più. Notte stellata, tramonto romantico, è vero, Questa guarda, delicata ragazzi. alba vale 3 punti. Se hai scelto le nubi temporalesche, prendi 1 punto. Questo tramonto Oh. romantico vale due Ah, punti. beh. E infine questa notte stellata vale 0 Notte punti. stellata di Van Gogh. Cosa Via la fai se vita. vedi un ragno dentro casa tua? Corro via in preda al panico. In Non ci effetti. faccio nemmeno caso. Scatto una foto. No, non penso Gli do un proprio. nome, sarà il mio nuovo amico. Corro via in preda al panico, penso proprio. Io ho l'aracnofobia, ragazzi, vi giuro. Con la risposta A ottieni 0 Va punti. bene, uguale. La Che ci risposta B vale 1 punto. posso La C invece vale 2 punti. Se hai scelto la D, prendi 3 punti. Qual è il tuo sapore preferito? Salato, Salato. dolce, Salato. piccante, neutro. Salato. Sono un fan del salato. Senza salato, niente patatine, niente pizza, niente carbo. Non ci sta niente senza il Se hai salato. scelto la A, aggiungi 1 punto al tuo Ma risultato. va. La risposta B vale 0 Va punti. bene. La risposta C vale 2 punti. Invece la risposta D vale 3 punti. Ai, i cibi sciapi Che valgono cosa tre ti fa più punti. paura? I miei stessi pensieri. Il buio. Fallire. I miei stessi Insetti. pensieri. Penso proprio ai miei stessi pensieri. La paura di fare qualcosa di sbagliato è Hai grandissima, raga. risposto la A, prendi 1 punto. Va bene. La risposta B vale invece 2 punti. 9 punti Se la tua sono. paura più grande è la C, prendi 3 punti. La risposta D ti dà 0 punti. Insetti potrebbero essere la Pensi seconda. di essere un leader? No, ma chi può saperlo davvero? No, Infatti. odio quella responsabilità. Certo, ho sempre tutto sotto controllo. Se solo ne avessi il coraggio. No, ma chi può saperlo davvero? Ci potrebbe stare. Non mi considero un leader Se proprio, hai scelto la A, aggiungi 2 punti al tuo eh. Va totale. bene. La risposta B vale 1 punto. Se hai risposto C, prendi 3 punti. La risposta D ti darà 0 punti. Se chiedessimo ai tuoi amici di descriverti con una emoji, quale sceglierebbero? Lo Quella dovrete che chiedere a ride, lui. quella che piange, la poker face, gli occhi a cuore. Quella che ride, di sicuro.
Non quella che c'è Poker Face, non mi vuol dire niente. La risposta A ti darà 3 punti. Bene. Se hai scelto la B, passa oltre, vale 0 punti. La risposta C vale 1 punto. Ok, 2 punti per gli occhi. E la risposta D vale 2 punti. Preferisci lavorare in gruppo o da solo? Da solo, in gruppo. Dipende dal lavoro. Si lavora meglio in coppia. Allora, dipende dal lavoro, perché molte volte devo fare la roba, le cose da solo e poi in gruppo c'è un gran casino. Se hai scelto la A, aggiungi 3 punti al tuo totale. La risposta B vale 2 punti. L'opzione C vale 0 punti. Vabbè, dai, da la solo. La risposta D ti dà 1 punto. Mi prendo 3 punti volentieri, raga. Quale io non ho scelto genere di musica ti piace di più? Eh? Classica, hip hop, dance, rock. Nessuno di queste. Vabbè, tra queste qua forse dance, dai. Hai scelto dance la pop, vale 0 punti. Non lo so. La B invece vale 3 punti. La risposta C ti dà 2 punti. La D vabbè, invece due vale punti, un punto. 2 punti. Vai. Se potessi far avverare un solo desiderio, quale sarebbe? Essere immortale. Essere bellissimo. Essere miliardario. Rendere tutte le creature del mondo. Allora, si deve ragionare con la testa qua. Essere immortale no, perché poi morirebbero tutti i cari. Essere bellissimo, la bellezza è quell'interiore secondo me. Esteriore, importante, ma nemmeno troppo. Miliardario, poi vedi i poveri per strada, cioè poracci. Rendere tutte le persone felici, compreso me. Quindi, se tutti sono felici, possono essere tutti belli, essere tutti miliardari ed essere tutti immortali. E siamo a posto. In questo modo A, B e C sono tutte nella D e in più lo sono tutti, non solo io. Quindi, felici. D. Dai qua, ragazzi, se avete ragionato come me, siete fortissimi. Vai. La risposta A vale 0 punti. La risposta B vale 2 punti. La C vale 1 punto. La risposta D vale 3 punti. Lo sapevo io. Se potessi io. Scegliere solo uno di questi 4 lavori, quale sceglieresti? Vediamo. Il vigile del fuoco, perché voglio salvare vite. Stilista, perché ho il sogno di rendere tutte le persone bellissime. Stilista proprio non il fa per pilota, me. Volare fa sentire liberi. Non mi voglio schiantare. Lo chef, cosa c'è di meglio che mangiare bene? Mangiare bene e soprattutto accendere un incendio nella cucina. Vigile del fuoco, almeno quello lo spengo. Se hai scelto la A, puoi aggiungerti un punto. Va bene. La risposta B vale 2 punti. La C vale 0 punti. E la D aggiunge 3 punti al tuo totale. Preferisco essere un vigile Sei del fuoco. Sei sicuro di te? Ci provo. No. Oh sì, super sicuro. Metto in discussione tutto ciò che faccio. Ci provo a essere sicuro di me. Non sono però super sicuro, ma nemmeno non sono sicuro di me. Ci provo. Se hai scelto la A, aggiungi 3 punti al tuo totale. La risposta 26 B vale punti, 1 ragazzi. Punto. La C 26. Ti porta 2 punti. E la D, nessuno, vale 0 punti. Cosa fai quando sei giù di morale? Ne parlo con il mio psicoterapeuta. No. Faccio sport all'aria aperta. Ascolto musica. Faccio shopping. Faccio sport all'aria aperta. Quando sono arrabbiato a me la prima cosa che me la fa gioca con un pallone o giocare a tennis, ragazzi. Se hai scelto la A aggiungi 0 punti al totale. Ma al secondo è cazzo. La risposta B vale 1 punto. Bene. La C vale 3 punti. La risposta D vale 2 punti. Bene. Scegli uno dei 4 elementi. Aria. Fuoco. Acqua. Terra. Terra. A me piace un sacco il fuoco. Proprio l'elemento del fuoco mi piace, ma terra. Se hai scelto la A vale 0 punti sul totale. La B aggiunge 2 punti. La risposta C vale 3 punti. Un punto. Mentre la D vale 1 punto. Va bene. Vai d'accordo con la tua famiglia? Non particolarmente, mi tengo a distanza. Non potrei immaginare la mia vita senza di loro. Sì. Abbiamo alcuni interessi in comune. Beh, diciamo che sto aspettando con ansia la mia lettera per Hogwarts. Dovrei essere proprio crudele per dire la D. B.
Se hai scelto la A, aggiungi un punto. Se hai scelto B, aggiungi due punti. Ragazzi, spero che voi non avete scelto la D. Vale tre punti. Ve lo dico, ai vostri genitori, vale mi raccomando. Scegli un capo di abbigliamento. Quant'era? Due mi pare. Aspettate. Se hai scelto B, aggiungi due punti. Ok, T2. La C vale tre. Il cappello vale zero. Vabbè, cappello comunque non l'avrei scelto mai, che mi metto un cappello. Costume da bagno, soprabito, jeans. Vabbè, ma che è sta roba? Cioè, scusatemi. Non mi sono mai preso una cosa che va sopra. Ah, vabbè, ci può stare. Io mi metto. A me piacciono molto le felpe, allora soprabito. Punti per il tuo risultato. Se hai scelto questo soprabito, aggiungi due punti. Va bene. Il paio di jeans vale un punto. Invece il costume da bagno vale tre punti. Andiamo scegli tutti lo in costume da bagno per i paesi. Danza contemporanea. Non la danza l'ho mai classica danzato, vale però. 0 punti per il tuo totale. La danza contemporanea vale invece 3 punti. Via con 3. Se hai scelto il tango, sono a 35. La samba brasiliana invece vale 2 punti. In quali di queste qualità ti riconosci? Affetto, gentilezza, simpatia. Modestia, lealtà, affidabilità. Imprudenza, impulsività, spirito d'avventura. Bellezza, bellezza, bellezza. Penso proprio che non sia né la D né la C. B, dai, B. La risposta B. A vale 3 punti. La risposta B vale 1 punto. Più la risposta 1, C 36. 0. La risposta D ti dà invece... Ah, la modestia vale di vale meno della bellezza. Che bello sto mondo. Misteriosi come me. Margherite, mi danno un senso di pace e familiarità. Sì, Elodie è tornata. Leonie hanno un aspetto all'esordio, aristocratico. Sì. Narcisi, sono così soffici ed eleganti. Peonie mai sentite, quindi non le posso scegliere a prescindere. Margherite, troppo normale, le trovo, ce l'ho pure nel mio giardino. Gigli o Narcisi? È difficile. Ma se devo essere sincero, se devo essere proprio sincero, devo uscire un po'. Andiamo di i narcisisti però sono quelli che si piacciono da soli, quindi io non sono uno di questi, quindi vale di Gigli la A. La risposta A vale un punto. Chissà la se sapete la B storia vale di se hai scelto la C aggiungi due punti. La risposta D vale invece 0 punti. Ah, lo sapevo che io. Che mangi? Me ne dai una? Come no, again? Non te come la do. Again? Sto qua. Dai, dammene un po'. Come again? Dammi. 0 punti. Quale torna animale domestico tardi. Preferisci? Gatto? No. Cane? Uccello? Iguana? Che domande. Io sono un fan, ragazzi, dei rettili. Proprio mi fanno impazzire. Vai di iguana, sono troppo affascinanti. La A vale 3 punti per il tuo risultato. La risposta B vale 2 punti. No, almeno uno. La C non dà punti, 0. Vabbè, la risposta di uno. D aggiungi un punto. Vediamo i tuoi risultati. Ah, controlla okay. Di aver tenuto bene il conto del totale e cominciamo. Sì, sì. Se hai totalizzato da 0 a 16 punti, complimenti. Ho 38 il tuo animale io. Guida è c'ho il 38. Questo animale, simbolo di saggezza, ti protegge dai guai e ti aiuta nei momenti difficili. Inoltre, ti rende in grado di distinguere le persone false ed evitare le amicizie sbagliate nella tua vita. A volte, ti sembra di essere quasi un alieno precipitato in mezzo agli umani, ma non scoraggiarti. Concentrati sempre sul tuo benessere e la tua prosperità a lungo termine. Se sbatti contro un'ingiustizia o perdi fiducia in te o negli altri, il tuo gufo guida ti aiuterà a calmarti. Se il tuo punteggio no, è tra 17 e 32 punti, il tuo animale simbolo è il lupo. Bello, probabilmente lupo. Ti piace restare nell'ombra, mentre i tuoi amici più estroversi si prendono la scena. Il tuo animale guida è con te per insegnarti a far tesoro della tua indipendenza e della tua autostima. Passeggiare per conto tuo e tenere nota dei tuoi pensieri okay. Ti aiuta a riscoprire sempre la tua vera anima. La gente percepisce io sono il prossimo per forza. E al tuo mondo vediamo ragazzi. Ma se qualcuno se sono, una, se sono un animale tipo il topo giuro che chiudo il video. Il canale. Se hai totalizzato tra 33 e 48 punti, il tuo animale guida è il leone. Il leone ti aiuta a superare orgoglio ed egoismo. Ragazzi, scrivete sotto ai commenti del prossimo video di Lion.
Fai il quiz, guarda dentro la tua anima, test della personalità per trovare te stesso il lato positivo, eh. Mi raccomando, che così se non esce il leone potete tutti scriverli sotto nei commenti. Ah, allora sei un gufo, sei un leone, sei un lupo, qualunque altra cosa ci sia. Così potete capire se lui è veramente un leone, mi raccomando, eh. Vai. Così da diventare un leader generoso e giusto. La gente probabilmente viene da te per chiederti consigli, affascinata dal tuo umorismo e dalla tua sicurezza. Vicino a te tutto sembra possibile. Malgrado il tuo altruismo sembri inesauribile, ci sono momenti in cui devi prenderti una pausa. Gestisci con parsimonia la tua energia e non permettere alle persone di approfittarne. Se hai ottenuto tra 49 e 66 punti, il tuo animale guida è la balena. Proprio come una balena nell'oceano, anche tu sai goderti la vita così come viene. La tua spiccata armonia con il mondo e la tua saggezza ti aiutano a farti strada nella vita come se stessi solcando le onde. Cerca di conservare sempre questo spirito e di mantenere un certo distacco da tutti i drammi della vita, come se fossi un direttore d'orchestra. In questo modo saprai sempre trovare soluzioni innovative che miglioreranno la vita tua e degli altri. Ciao, ho appena preparato un test sugli animali per te. Ti farò vedere del... Non mi sono reso conto di quanto fosse lungo. Vabbè ragazzi, cerco di portare... Se questo video raggiunge almeno 7 like, capisco che questo video vi piace, questo stile di video vi può piacere, quindi porterò altri video di questo genere. Mi raccomando, vi ricordo, lasciate like, iscrizione, campanellina e scrivete sotto nei commenti qual è il vostro animale guida. Vabbè, da Jacoposchi è tutto. Da Jacoposchi, il leone è tutto. E ci vediamo al prossimo video. E ciao!